Io voglio sapere da parte del sindaco, del vice sindaco, chi è stato preso in giro, il sindaco nel consiglio comunale oppure tutta la collettività di Grottaglie. Grazie. Grazie consigliere Santoro. Le note vicende dell'ospedale le conosciamo tutti, sappiamo bene che nei prossimi giorni... Per favore Presidente, non mi risponde il vice sindaco oppure non mi risponde nessuno. Vice sindaco, prego, la parola al vice sindaco. Allora, brevissimamente io penso che sia doveroso dare delle risposte ai primi due interventi, cioè due Michele Santoro, che sono intervenuti all'inizio di questa seduta. Allora, con il primo intervento, al di là della motivazione con cui si è arrivato a quella decisione del consigliere Michele Santoro, devo solamente precisare, non al consigliere Santoro, io penso sia doveroso precisarlo alla città, al consiglio comunale, che è la sede più importante, dove bisogna appunto fare il massimo di chiarezza. Allora, si dice che il motivo per cui il consigliere Michele Santoro è passato all'opposizione è perché un impegno preso in consiglio comunale in merito alla definizione, alla rivisitazione del costo di costruzione, sia stato l'argomento che ha fatto traboccare il vaso, da quello che ho capito. Allora, come stanno le cose? Molto brevemente. In effetti nel mese di gennaio-febbraio, all'inizio dell'anno, da parte del Consiglio Comunale c'è stata una richiesta, più che una richiesta, un atto di indirizzo nei confronti dell'amministrazione comunale, tesa a rivedere non soltanto gli oneri legati alla posta di costruzione, ma anche gli oneri legati all'ICI stesso. Tant'è che per quanto riguarda l'ICI, poi c'è stato un provvedimento dello stesso Consiglio Comunale che ha ridotto in parte questa relativo appunto al costo, al prezzo dell'ICI, a quello che si paga per quanto riguarda l'ICI, e per quanto riguarda il costo di costruzione. In effetti i tempi per arrivare alla definizione di un provvedimento sono stati più lunghi per tutta una serie di motivazioni. In ogni caso non c'è stato... Non puoi replicare alla mia comunicazione. È stato chiesto di replicare. No, dalla parte di chi? E comunque me la deve dire. Ma c'è più tanto al momento. Assessore, risponde al consigliere Santoro Michele di Forza Italia sulla questione dell'ospedale, anche perché non erano iscritti all'ordine del giorno gli argomenti. Michele Santoro, mi sembrava un rosso. Michele Santoro, ha fatto la domanda dell'ospedale. Santoro, ha fatto la domanda delle condizioni. Consigliere Santoro, no, l'ordine che ha preso lo stiamo applicando. Non lo state applicando. Rispondo al consigliere Santoro di Forza Italia sulla questione dell'ospedale. Perché voi avete fatto io? Posso? Prego. Allora, sul secondo argomento, su Michele Santoro, capogruppo di Forza Italia, ho poco da dire perché in effetti c'è stato un dibattito abbastanza approfondito il Consiglio Comunale sulla problematica dell'ospedale, con la presenza del direttore generale, il dottor Colasanto, dove il dottor Colasanto è venuto qui e ha detto praticamente che alcune cose sono state riviste e soprattutto in merito appunto al risultato riguardante il reparto ospedale. In pratica era stato salvato, questo era stato detto in Consiglio Comunale. Dopodiché sono avvenute delle cose. La cosa strana, caro consigliere Michele Santoro, non è il fatto se qualcuno è stato preso in giro. Il problema vero è che su questa questione fondamentale si sta discutendo senza uno straccio di documento ufficiale. Secondo me questo è il vero problema. Questa è la tua amministrazione. Tanto è vero. Questa è la tua amministrazione. Consigliere Santoro. Tanto è vero che successivamente a quella seduta del Consiglio Comunale c'è stata l'assemblea dei sindaci presieduta dal sindaco di Taranto, il Passo Stefano,
che è arrivato alla conclusione che è quella di recarsi in delegazione, tutti i 29 sindaci della provincia di Taranto, a parlare con il presidente Nettola per rivendicare prima di tutto, come dire, la conoscenza e il coinvolgimento del territorio, quindi dei sindaci che rappresentano tutto il territorio provinciale, e quindi aprire una discussione su documenti certi. Quindi adesso non abbiamo fino a questo momento documenti certi, abbiamo soltanto informazione della stampa, compresi i viaggi che il presidente Nettola.